le ultime partite dove non siamo andati bene né come gioco né pure i risultati ottenuti, allora adesso ci tocca di partire da capo, ecco, un campionato dove si azzera tutto. E senza dubbio un mese fa pensavamo di evitare sto playoff, però adesso siamo trovati qui e senza dubbio consapevoli che qualcosa abbiamo perso nell'ultimo mese di nostra identità di gioco in campo, e allora adesso il piano è comunque tornare, ecco, ai livelli dove eravamo poco tempo fa, di poter competere e battere avversari. Rovo è come tante altre squadre che corrono, a loro piace pure tirare molto dopo pochi secondi, e naturalmente sappiamo, ecco, dove sono i loro punti forti, punti deboli, però senza dubbio la chiave sarebbe la nostra prestazione, soprattutto bisogna mostrare su un livello mentale, ecco, la qualità di gioco di una squadra che vuole non solo passare il primo turno per arrivare anche in fondo. Credo che ci è toccato il momento di ritornare un po', perché una impressione che siamo scordati, ecco, come abbiamo giocato tempo fa. Dopo l'ultima partita abbiamo risparmiato Bošnjak per un infortunio fastidioso di averlo, ecco, più pronto per domenica, e comunque tutti i giocatori sono in disposizione, non manca nessuno. Ormai il campionato è andato, e quindi l'importante ora è continuare a crederci e quindi continuare a lavorare. Diciamo che noi ce la metteremo tutta e ora l'importante è andare avanti e concentrarci su queste prossime partite che verranno. L'importante è lo sport è bello perché dà sempre la possibilità di riscattarsi, e quindi ora è arrivato il momento di farlo. Il sostegno dei tifosi è la cosa primaria. E naturalmente quando si perde a volte nelle difficoltà bisogna essere uniti. Noi squadra, con il coach, la società e anche naturalmente soprattutto i tifosi, l'importante è proprio che creare un ambiente che sia il più caldo possibile per dare filo da torcere e per avere un sesto uomo in campo come, diciamo, i nostri sostenitori lo sono sempre stato durante tutto l'anno, quindi sarebbe bello che questa cosa continuasse anche nei playoff, soprattutto nei playoff.